Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Bambini e dentista e affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Simona Chiara Raiteri da Milano. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a voi. Dottoressa, a che età si fa la prima visita dal dentista? Allora, tradizionalmente la prima visita dal dentista si consiglia di farla intorno ai 6 anni, che è l'età in cui i bambini iniziano la permuta, cioè è l'età in cui i bambini cominciano a cambiare i denti, quindi i denti da latte cominciano a emergere i denti definitivi. Tuttavia, negli ultimi anni, si consiglia di fare la visita, precedentemente, intorno magari ai 3-4 anni. Questo perché? Perché si è osservato che molto spesso i bambini arrivano in prima visita dal dentista, a tutt'oggi, che hanno già dei problemi al cavo orale, hanno carie, hanno varie problematiche, per cui in realtà si consiglia magari di fare l'accesso prima, più che altro a scopo preventivo e per spiegare alle famiglie il modo corretto del mantenimento della bocca dei bimbi, in modo tale da poter preservare la salute orale e di conseguenza successivamente di non avere problematiche durante la permuta e quindi con la dentizione nuova. Dottoressa, le sto per fare una domanda che sicuramente moltissimi genitori le faranno. Che cos'è il fluoro? A che cosa serve? È tossico? Allora, il fluoro è un minerale che è normalmente presente in natura. Il perché si usa in ambito odontoiatrico ed è presente ormai da decenni nelle paste dentifrice e non solo, c'è anche la fluorurizzazione delle acque. Perché? Il fluoro innanzitutto è una sostanza che nel momento in cui si lega alla superficie del dente sostituisce una molecola e in soldoni rende lo smalto più duro, più resistente. Cioè, chimicamente si dice che lo smalto passa da una sostanza che contiene, che si chiama idrossiapatite, alla fluoroapatite, cioè questa sostituzione dell'idrogeno al posto, scusate, del fluoro al posto dell'idrogeno fa sì che il tessuto dello smalto sia molto resistente e quindi fondamentalmente viene attaccabile alla carie. Allora, è tossico. Molti genitori e molte persone sono scettiche sull'uso del fluoro, proprio perché si dice che il fluoro è tossico. Allora, premesso che molte sostanze sono tossiche, ma dipende dalla quantità che viene ingerita o comunque che si acquisisce. Per cui il fluoro non è tossico a basse dosi e in particolare ad uso topico non lo è, l'importante è non ingerirlo. Per cui ad esempio nei bambini alle volte si fa, anzi abbastanza spesso, sarebbe buona norma farlo sempre, durante la pulizia dei denti si fanno delle mascherine di fluoro, cioè finita l'igiene orale del bambino o il controllo dal dentista, si mette in bocca al bambino, ma anche agli adulti, queste mascherine che contengono questo gel di fluoro. A seconda delle marche, le mascherine vengono tenute in bocca nel momento della seduta dai 2 fino ai 4 minuti, una media di 3 minuti perché il fluoro agisca e aderisca bene allo smalto e cominci a creare i suoi legami. Ora, non bisogna ingerirlo perché piccole quantità ingerite non succede niente, però diciamo che questi gel, ad esempio, sono piuttosto concentrati e quindi normalmente li si posiziona in bocca e poi si sputa via il prodotto. Il fluoro diventa tossico in grandi entità e crea quella che si chiama fluorosi, vuol dire che il fluoro si lega ai tessuti duri, quindi denti e ossa, creando delle alterazioni. Ma nelle paste dentifrici, nei collutori a uso odontoiatrico, questo non avviene. Inoltre, aggiungo un'ultima cosa, ovviamente bisogna consultare i pediatri, però esistono anche le gocce o pastiglie che si danno ai bambini come somministrazione per osso, cioè che ingeriscono in età pediatrica proprio per rendere più resistenti i loro denti nel momento in cui emergeranno i definitivi. Ovviamente ci sono delle dosi consigliate in base a peso ed età e sentendo il pediatra i genitori possono, come dire, informarsi in maniera più adeguata sulla somministrazione eventuale o meno. Dottoressa, che cosa sono le sigillature e perché si fanno?
Allora, nei bambini, appunto, nei pazienti in età pediatrica si consigliano le sigillature. Le sigillature fondamentalmente sono come dei, tra virgolette, dei tappi che si mettono sui solchi dei denti posteriori, cioè i bambini intorno ai 6 anni cominciano ad emergere, scusate, nei bambini intorno ai 6 anni, i primi molari, che vengono chiamati comunemente dai dentisti i sesti, cioè i denti da latte sono 5 per lato, quindi in totale sono 10 sopra e 10 sotto, un totale di 20. I denti definitivi in realtà sono 28 più 4, cioè 32. 32 quando ci sono anche i denti del giudizio. Mediamente la popolazione ne ha 28. Ciò implica che si arriva al premolare e poi si hanno due molari definitivi per lato. Il primo molare, nei quattro quadranti, quindi in tutti i lati della bocca, viene fuori intorno ai 6 anni. Che cosa succede? Molti genitori non sanno che quel dente innanzitutto emerge senza che ne cada un altro, quindi viene su di per sé. Secondo, non sanno che è già un dente definitivo, cioè il dente che si terrà il figlio per vita. E quindi va controllato, curato, pulito e possibilmente sigillato. Perché? Perché se un dente definitivo si cavia, chiaramente comincia già a avere problemi, non so, magari intorno ai 6, 7, 8, 10 anni e se li porterà per tutta la vita. Quindi la sigillatura è una procedura preventiva per la quale nei solchi dei denti, cioè nella parte occlusale, il solco, la fessura che noi vediamo quando ci guardiamo in bocca, viene pulita, detersa e gli viene posizionata una sorta di lacca, un materiale che a secondo delle tecniche, a secondo del materiale, o si mette senza proprio toccare il dente, quindi lo si pulisce e si colma il solco con questo prodotto che è a rilascio di fluoro topico e si polimerizza, aderisce al dente e quindi chiude questi spazi. Oppure viene leggermente preparato, ma che vuol dire semplicemente che viene irruvidito lo smalto per migliorare l'adesione. Questo perché? Perché i bambini fanno fatica manualmente a pulirsi correttamente i denti e quindi questi denti che sono più dietro sono quelli che più spesso lasciano indietro e rischiano di cariarsi. Chiarissimo, dottoressa, grazie. I bambini fanno la pulizia dei denti? Sì, i bambini fanno la pulizia dei denti. Molti genitori si stupiscono quando magari vanno dal dentista e il dentista gli dice: converrebbe che suo figlio, che magari ha 6, 8 anni, insomma, de deve fare la pulizia dei denti. Perché? Perché la pulizia dei denti non ha un'età. La pulizia dei denti serve per, come tutte le altre procedure, a mantenere la bocca sana. Allora, che cosa succede? Che, come diciamo tutti sappiamo, c'è chi produce più tartaro, chi ne produce meno, chi ha un'igiene migliore, banalmente perché riesce a pulirsi meglio, chi meno bene. Allora, premesso che, come dicevamo, i bambini, per questione di manualità, fanno fatica a pulirsi correttamente i denti, magari puliscono bene un lato e non un altro, magari non puliscono l'interno, eccetera. In più, per caratteristiche personali e individuali, possono avere una produzione di tartaro. Il tartaro sono batteri che si calcificano e provocano infiammazione e di conseguenza rovinano le gengive. Per cui, sì, anche i bambini, se è necessario, fanno la pulizia dei denti. E perché, dottoressa, si curano i denti da latte? Perché i denti da latte si curano? Perché i denti da latte hanno, diciamo, una, tra virgolette, una data di scadenza, nel senso che emergono intorno ai 6 mesi circa, chi più, chi dopo, comunque, emergono i primi denti da latte che sono, diciamo, gli incisivi e progressivamente emergono gli altri. I denti da latte cominciano la loro permuta intorno ai 6 anni, dove cascano i primi dentini, diciamo, incisivi e vengono sostituiti dai denti definitivi. Ma non tutti i denti da latte cadono intorno ai 6 anni. Ci sono i premolari da latte, scusate, i molari da latte che sono in posizione dei premolari definitivi, che sono dei denti che ci si può portare, a secondo dei casi, fino magari ai 12-13 anni, per cui la questione è che i denti da latte, se sono sani, permettono al bambino di mangiare correttamente, di avere un'estetica, ovviamente crescendo, importante per la relazione sociale, e soprattutto i denti da latte veicolano la permuta, cioè veicolano i denti definitivi nella loro eruzione, nella loro fuoriuscita. Per cui un dente da latte sano, quando arriverà il momento, cadrà,
veicolato dal dente definitivo. Ma se il dente da latte è malato, cariato, crea ascessi, può danneggiare i denti di sotto, per cui oltre a creare dei problemi ovviamente di salute orale, magari anche estetici, perché poi tocca tirarli via, perché hanno le carie davanti, perché si imbarazzano con gli altri amici, è proprio una questione sia di salute che funzionale. Quindi sì, si curano fino ad arrivare al momento in cui cadranno e verranno sostituiti da dentizione definitiva che deve nascere sana, già sana possibilmente. Dottoressa Reiteri, perché mettere l'apparecchio da bambini? Che cosa cambia se l'apparecchio viene messo da adulti? Allora, sempre di più ci sono adulti che mettono l'apparecchio ai denti. Allora, la differenza è sostanziale. Come succede in altre branche mediche, durante l'età pediatrica in cui siamo in periodo di sviluppo, possiamo agire sulla crescita ossea, o meglio, più che agire, magari veicolarla o condurla. Perché ricordo che la crescita ossea è comunque determinata geneticamente, per cui se uno ha una determinata caratteristica la si può modificare fino a un certo punto, tuttavia si può veicolarla. Per cui cosa succede? Quando i bambini sono ancora piccoli, quindi diciamo che si arriva a poter agire sul distretto osseo della bocca per le ragazze fino a circa i 14 anni, cioè, o meglio, fino a quando non arriva il menarca, cioè quando si sviluppa. Invece per i maschietti questa cosa si prolunga un po' di più mediamente, per cui va dopo i 14 anni, si può arrivare anche magari fino ai 16, dipende ovviamente dall'età dello sviluppo corporeo, perché ovviamente dipende da che età si sviluppano, o meglio, quando smettono di crescere. Per cui se nelle ragazze avviene un po' prima, perché è in concomitanza del primo ciclo mestruale, nei maschietti va avanti un po' di più. Quindi che cosa succede? Che fino a diciamo intorno ai 14 anni, quindi precedentemente, si cerca di agire con le ossa, o meglio sulle ossa se necessario, quindi magari si allarga il palato, si sposta la mandibola, si modifica da un punto di vista osseo. Quindi il trattamento ortodontico nei bambini può avere degli ottimi risultati, perché ovviamente se uno ha sia un difetto osseo che un difetto dentale, si agisce sul difetto osseo e poi si corregge il difetto dentale, arrivando ad ottenere, diciamo nel 90-95% dei casi, parte qualche caso particolare, la norma occlusione, cioè l'occlusione corretta, quella teoricamente più fisiologica, che quindi prevede che si scarichino correttamente le forze sui denti e di conseguenza teoricamente sul massiccio facciale, sulla colonna vertebrale, eccetera. Quando si è adulti ovviamente non si può più agire sulle ossa, per cui che cosa succede? Che quello che si può fare è un'opera di, chiamiamolo, mascheramento, cioè si possono modificare i difetti dentali, quindi se uno ha i denti un po' sporgenti, un po' larghi, ma difetti ossei no, per cui se il difetto è modesto si può comunque ottenere un buon risultato anche funzionale al di là che estetico, ma se c'è un difetto osseo all'origine si può ottenere, diciamo, un compromesso, quindi fatto in età pediatrica ha dei risultati che possono arrivare all'eccellenza, in età adulta ha dei limiti. Chiarissimo, dottoressa. Più volte insieme a lei abbiamo parlato degli apparecchi invisibili. Ecco, i bambini possono mettere gli apparecchi invisibili? Allora sì, anzi sempre di più gli studi stanno migliorando l'approccio sulla parte che viene definita pedodontica, cioè sulle cure sui bambini. Quindi se questi apparecchi fino a 10 anni fa, un po' di più, erano stati studiati solo a scopo estetico, quindi inizialmente allineavano solo i denti, successivamente sono fatti degli studi biomeccanici, ingegneristici, ortodontici, cioè degli studi molto, molto elaborati, che hanno portato al fatto che adesso questi apparecchi, come avevamo già parlato in altre volte, riescono invece a correggere difetti molto importanti e anche a difetti in età pediatrica. Quindi che cosa succede? Che i bambini sì, possono mettere gli apparecchi trasparenti, sono apparecchi che hanno delle peculiarità, come avevamo già visto, possono essere tra l'altro abbinati ad altri apparecchi che si tolgono e si mettono, ma questo è un discorso già più ampio. Diciamo che la discriminante in cosa sta? Sta che se l'apparecchio invisibile, con chiaramente queste funzioni correttive, magari anche a scopo osseo nei bambini, può essere tolto e messo, quindi
prevede che il bambino possa lavarsi meglio i denti e quindi essere controllato dal genitore, possa mangiare meglio e quindi c'è una certa garanzia, o garanzia no, però una tranquillità maggiore sul fatto che durante il trattamento ortodontico i bambini magari non sviluppino carie, che è il problema principale quando si ha in bocca l'apparecchio ortodontico, perché ovviamente è difficile pulirsi. L'altra problematica in realtà è la compliance, cioè la collaborazione, perché se un adulto si ricorda di metterlo, lo vuole mettere, lo mette tutti i giorni, lo tiene sulle ore necessarie, nei bambini, soprattutto se piccoli, la collaborazione è ridotta, perché non lo vogliono mettere, si annoiano, fa male, dà fastidio, cioè vanno a giocare, eccetera. Quindi in realtà viene scelto in base, caso per caso, quindi in base alla collaborazione del bambino, all'età del bambino, alla motivazione del bambino e se effettivamente dimostra in altri ambiti o comunque in altre situazioni che è in grado di tollerare e di essere abbastanza metodico, ovviamente seguito dal genitore. Perché le donne in gravidanza vanno dal dentista, dottoressa Raiteri, e che cosa devono sapere le mamme per la cura della bocca dei neonati? Allora, è importante che le donne in gravidanza facciano delle corrette igiene orali, perché durante il periodo della gravidanza, come tutti sappiamo, ci sono delle alterazioni ormonali importanti, e per cui ad esempio una donna che non soffre di diabete può avere il diabete gravidico, può avere l'ipertensione, può avere varie problematiche. Ecco, anche in bocca può succedere questo. Quindi cosa succede molto spesso? Che durante il periodo della gravidanza, se l'igiene orale non è accurata o se in precedenza non si è fatto delle cure, si è magari trascurata la bocca, ci sono grossi accumuli di tartaro, magari sottogengivali, avviene che le gengive possono gonfiarsi anche un po' a dismisura, si chiama ipertrofia gravidica, e alle volte la cosa può essere talmente importante da quasi sormontare i denti, ovviamente in casi un po' rari, alle volte può capitare. Quindi che cosa succede? Che ovviamente il paziente si paventa, quindi di avere qualcosa di particolarmente grave, in realtà è un caso di grossa infiammazione gengivale che avviene durante questo periodo, ed è dovuta alla scarsa igiene, nel senso all'accumulo di tartaro, di infiammazione sottogengiva, e che causa, diciamo, questa risposta, chiamiamola esagerata. Le donne pertanto dovrebbero fare dei controlli regolari, perché comunque i batteri della bocca possono andare in circolo. I batteri della bocca sono batteri che possono causare vari tipi di problematiche anche alla salute generale o magari durante il parto, per cui conviene sempre mantenersi controllate. Inoltre, andare dal dentista quando si è in gravidanza può permettere alle neomamme di avere delle informazioni importanti sulla gestione della bocca dei loro bambini. Ad esempio, c'è l'usanza un po' antica di spalmare il miele rosato, comunque del miele, o delle altre sostanze appiccicose, dolciastre, sulle mucose orali dei bambini, perché si dice che evitano il dolore durante l'eruzione dei denti. Allora, premesso che è un po' una diceria, ma al di là di questo, il problema principale è che magari tolgono il dolore, ipotizziamo anche che lo faccia, ma il problema è che posizionando del miele sulle gengive, noi praticamente mettiamo zucchero nella bocca del bambino e può capitare che quando i denti emergono siano già rammolliti, parzialmente cariati. In un neonato è un disastro, perché non possiamo mica togliere i denti o curare i denti a un neonato, per cui in realtà ci sono altre cose che si possono fare, i famosi giochini da mettere in bocca, che possono anche essere messi, non so, nel freezer ad esempio, attenuano questo fastidio e quindi e non sono così dannosi magari come questo prodotto. L'altra cosa è, ad esempio, la bocca dei bambini va pulita anche quando sono piccini, per cui se non si può usare uno spazzolino perché sono troppo piccoli, converrebbe magari usare una garza avvolta e saldata bene sul dito della mamma, che gli pulisce i dentini piccolini che hanno, ma è giusto passare via lo sporco, perché comunque nella nostra società noi diamo anche, non so, la camomilla, il succo di frutta, il tè,
qualcosa comunque di dolce che rimane sui dentini da latte. I dentini dei bimbi piccoli, insomma, normalmente non si puliscono già con lo spazzolino e dentifricio, ecco, per vari motivi. Per cui questo è importante che le mamme lo sappiano e poi che prendano l'abitudine a controllare i loro bambini, cioè a guardare in bocca, dare un attimo per tutta la vita finché saranno grandi e potranno farlo da soli. L'ultima cosa che dico è una cosa importante, sempre la nostra cultura, cioè l'abitudine che per far dormire i bambini si dà la camomilla, la tisanina. Allora la cosa importante è questa: non c'è niente di male se il bambino è abituato a bere la camomilla o il latte o qualsiasi cosa prima di addormentarsi come coccola. La cosa importante è che non ci sia lo zucchero, quindi non si mette lo zucchero nel latte. Il latte ha già il lattosio, se il bambino non è abituato allo zucchero non lo conosce e si addormenterà col latte normale. La camomilla non zuccherata, uguale, se il bambino non conosce lo zucchero non lo richiederà necessariamente, quindi è più una nostra idea che lo zucchero aiuti e tranquillizzi, ecco. Quindi magari evitiamolo. Io la ringrazio, dottoressa, è sempre estremamente interessante ascoltarla. A presto. Grazie, arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.